Buonasera. Bentrovata. Sì, buonasera a voi. Come sta? Come sta nella sua nuova casa il PD? Sto bene, ancora diciamo non ho preso possesso dell'appartamento, però... È una politica esperta, non ci metterà molto. No, vabbè, esperta direi proprio di no. Comunque mi ha fatto piacere l'accoglienza calorosa oggi e anche le reazioni che ci sono state tra insomma, i parlamentari, ma non solo, diciamo che quelle più belle, perché tanto numerose, spontanee, poi inaspettate, devo dire, sono state le reazioni delle persone sulla rete. Ci abbiamo avuto veramente un'onda di sostegno, addirittura insomma hanno lanciato quest'hashtag io sto con Laura, che è stato trending topic insieme a Boldrini e quindi lo è ancora tutto il giorno, il che vuol dire che insomma la cosa ha avuto seguito, e se si va a vedere anche i commenti la stragrande maggioranza sono di sostegno, di apprezzamento per questa scelta. Sicché devo dire che il bilancio della giornata fino adesso mi sembra positivo. Che fetta, diciamo, di elettorato può andare a riprendersi Laura Boldrini entrando nel Partito Democratico? Perché poi nell'intervista rilasciata questa mano a Repubblica lei ricorda che cosa debba fare il Partito Democratico, questo Partito Democratico, anche alla luce della scissione che c'è stata, no? Quindi Matteo Renzi va via, lei entra, non soltanto lei, e c'è però la necessità di estendere l'elettorato del Partito Democratico, se è un po' ristretto nel tempo. Oddio, intanto voglio dire che la mia entrata nel PD non ha dipeso dall'uscita di Matteo Renzi. Io come poteva sembrare? lo so, ma infatti la tempistica poteva suggerire questo, ma in verità io l'avevo già deciso e l'avrei fatto... A prescindere, insomma, anche se Renzi fosse rimasto. Sì, questo sicuro, però poi c'è stata la crisi di governo. Poi c'è stata la composizione del nuovo governo, certamente non volevo entrare prima, così magari qualcuno malignamente poteva pensare che ero in cerca di poltrone, e quindi ho aspettato che tutto ciò avvenisse e poi mi sono, insomma, ho deciso di fare questo passo. E il motivo per cui l'ho fatto è perché mi sembra che il Partito Democratico si stia aprendo veramente a un dialogo con l'esterno e anche con quei mondi che sono diversi, che negli ultimi anni sono stati un po' tralasciati, trascurati e che comunque non si sono più sentiti rappresentati. Quindi quello che si deve fare è aprire, cercare di fare ponte verso questi mondi. Io farò la mia parte, certamente. Quali sono questi mondi? Beh, il mondo del lavoro sicuramente, ma anche il mondo dell'ambientalismo, del femminismo, tutte le realtà dell'associazionismo. Quindi in tutti questi mondi penso che sia necessario fare un lavoro di ricucitura, di coinvolgimento, di partecipazione alle scelte, e oggi a mio avviso c'è bisogno di un grande partito popolare e progressista, proprio perché ci abbiamo davanti una destra molto aggressiva che arriva addirittura a invocare i pieni poteri, quindi non è più tempo, insomma, di fare i distinguo. Penso che sia utile partecipare a questo sforzo innovativo del Partito Democratico, ma in un'ottica veramente di apertura e di immettere in questo contesto tante realtà che appunto non si sono viste negli ultimi anni. Lei ha ricordato il sostegno che sta avendo per questa sua decisione, però io ricordavo anche che c'è una fetta di opinione pubblica che ci sono persone come lei, oppure a livello mondiale come Greta Thunberg, che a prescindere da quello che dicono vengono comunque odiate, no? O comunque prese di petto. Per quale motivo? Si è data una spiegazione del perché, a prescindere dagli argomenti? Cioè, altri magari dicono le stesse cose sue, ma non hanno quel tipo di, come dire, reazione epidermica. Si è data una spiegazione? Ma un po' penso che sia dovuto al fatto che in una parte, in un segmento della società c'è ancora resistenza ad accettare la figura femminile assertiva e che parla chiaramente, che insomma non si tira indietro di fronte ai problemi e che li sfida ai problemi, e quindi figure di questo genere
da una parte di società un po' retriva e un po' chiusa vengono considerati insopportabili, specialmente quando possono incidere e possono avere seguito. Non si tollera che una donna per una certa mentalità possa riuscire a fare questo. Però ormai, voglio dire, a essere così sono rimasti in pochi. È vero. Ma d'altro canto molto, la politica divide, no, onorevole? Quindi, come dice? D'altro canto la politica poi divide anche, quindi anche laddove ci fossero come dire, dei movimenti contro, bene che ci siano, perché vuol dire che fa presa, giusto? Sì, però vede, io penso che c'è un modo e un modo di fare politica. Trovo che ultimamente si sia scaduti nella politica dell'odio. Penso che questo faccia molto male alla nostra società e alla qualità del dibattito pubblico. Io vedo che c'è sempre una nota di troppo, un astio, un rancore nell'esprimere i concetti che vanno a detrimento stesso dei concetti. Quindi io veramente vorrei che si rientrasse un po' nelle categorie del ragionamento, abbandonando questo modo così, così, come dire, cattivo di relazionarsi con chi la pensa diversamente, o se sei una donna con l'umiliazione a sfondo sessista, con schifezze, sconcezze, per delegittimare quella persona. Ma in verità chi perde la faccia non è chi riceve quegli insulti, ma chi li fa. Quindi c'è bisogno di uscire dalla stagione dell'odio. Ecco, io spero che questo nuovo governo riesca pure a agire da questo punto di vista, per riportare i toni a uno scambio, ecco, accettabile, perché altrimenti si degenera alla fine tutto questo inquina inesorabilmente il livello della nostra democrazia. Oh, siccome ho citato Greta, no? E lei oggi in un'intervista a Repubblica ne parla, ecco, ma in molti commenti oggi si parla di una nuova leader, di una leadership mostrata appunto nell'intervento all'ONU da parte di Greta. Ma è così secondo lei? È proprio così? È nato un leader mondiale? Ma Greta ha un grande merito, quello di essere riuscita a sollevare l'interesse di tantissimi milioni di giovani sui temi dell'ambiente, e questo è di per sé già un miracolo, e di per sé già le restituisce la definizione di leader, perché una ragazzina di 16 anni che con la sua cocciutaggine fa un'azione dimostrativa per mesi, ogni venerdì, e questo fa un effetto calamita e coinvolge a livello globale milioni di ragazzi, ma come la vogliamo chiamare? Certamente è una ragazzina carismatica, capace di smuovere i giovani della sua età e anche di far pressione sui leader, su quelli che poi devono prendere decisioni, perché comunque sia quello che sta accadendo non è indifferente neanche nelle assemblee dove si vanno a prendere grandi decisioni. Quindi secondo me sì, è una grande figura del nostro tempo. Certamente per lei deve essere molto stressante, perché a 16 anni avere la pressione così, insomma, un'esposizione così enorme e anche una tale responsabilità, è una cosa veramente che in pochi poi potrebbero sostenere effettivamente. Beh sì, ma a 16 anni, quindi io l'ammiro tanto, spero che non sia troppo per lei, spero che si possa riservare anche adesso, dopo l'andata alle Nazioni Unite, un tempo per, insomma, per staccare un po' e per riposarsi e vivere anche la sua età di adolescente con un po' più di leggerezza. Ho un'ultima domanda, onorevole, prima di lasciarla andare e di ringraziarla. Noi ne abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, perché era poi l'argomento necessariamente dal quale partire, l'incontro a Malta e un primo passo, così dice il neo ministro degli interni, che viene fatto anche rispetto ad altri paesi d'Europa. Ecco, ritiene effettivamente che sia stato fatto un primo passo, o dobbiamo essere un po' attendisti rispetto a coloro, agli altri paesi che aderiranno? Perché poi là sta la chiave, no, di tutto. Guardi, io non ho avuto modo di leggere bene i termini di questo accordo. La ministra, la Morgese, è persona seria e del mestiere, è stata una persona che ha rappresentato lo Stato in una lunga carriera, una prefetta molto autorevole, quindi ho stima di lei. Certamente è un primo passo, è un passo politico, è il cambio di una rotta che
che non aveva senso, che era solo l'espressione di un fallimento, quello di Salvini, di non saper gestire la materia migratoria. Salvini ha fallito su tutta la linea, aveva promesso di rimpatriare 600.000 irregolari e invece non è riuscito a farlo né a concludere gli accordi di riammissione che sono alla base dei rimpatri. Salvini ha creato più irregolari perché ha cancellato dal nostro ordinamento la protezione umanitaria e questo ha condotto nella irregolarità persone che invece vivevano alla luce del sole, creando ulteriore disagio sociale e marginalità. È stato un disastro. Quindi per nascondere i suoi fallimenti ha solo fatto lo show sulle spalle dei naufraghi e delle ONG che hanno salvato migliaia di vite umane. Ecco, io ho trovato tutto questo deprecabile. Deprecabile il governo dell'immigrazione è cosa seria. L'immigrazione è uno dei fenomeni più complessi del nostro tempo. Non può essere delegato né alla propaganda né agli show. Va gestito con gli accordi sia con i nostri partner europei che con i paesi di provenienza dei migranti e va fatta nell'osservanza del diritto nazionale e internazionale. Ecco, lui ha cercato di stravolgere tutto, questo ci ha isolato dall'Europa, ci ha lasciato soli e adesso si sta tentando di recuperare i rapporti e di recuperare appunto i danni che lui ha fatto. Quindi mi sembra un inizio, anche se non è un, come dire, un cambiamento radicale, è comunque l'inizio di un percorso che si farà insieme agli altri partner. Grazie onorevole per essere stata con noi e in bocca al lupo per la nuova vita politica a questo punto. Grazie a voi, io continuerò le battaglie di sempre comunque, non ci saranno grosse sorprese. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Grazie.